La sicurezza sul lavoro non è un costo, ma un investimento per il futuro delle imprese. Così il presidente dell'INAIL, Fabrizio D'Ascenzo, presentando alla Camera la relazione annuale. L'investimento vuol dire tutelare la salute delle persone che lavorano nelle proprie aziende e questo per me è il concetto più importante di tutti, garantire a tutti di poter lavorare serenamente, tornare la sera a casa dai propri cari senza incorrere in alcun rischio durante l'attività lavorativa. I numeri del 2023 parlano di un calo degli incidenti sul lavoro pari al 16,1%. I morti sono stati 1.147, in diminuzione del 9,5% rispetto all'anno precedente. Crescono invece le malattie professionali. Per arginare le stragi sul lavoro sono aumentati i controlli e sanzioni, ma la priorità resta la prevenzione. Per noi è fondamentale il tema della prevenzione perché vogliamo intervenire prima piuttosto che essere costretti ad intervenire dopo che gli infortuni avvengono. Se la parola d'ordine è prevenire, lo strumento più efficace in questa direzione è rappresentato dalla formazione. L'investimento in sicurezza deve essere fatto avendo attenzione a favorire quella che è la formazione e l'informazione in materia di sicurezza partendo dalle nostre scuole, partendo dai ragazzi che saranno i lavoratori del domani, valutando una formazione che sia effettiva, che tenga conto di quelle che sono le nuove funzioni e soprattutto le nuove attività lavorative, i nuovi rischi che queste attività lavorative comportano, valorizzando quello che l'intelligenza artificiale ci può dare. Calderone ha poi rivolto un invito alle parti sociali a collaborare. Parlare di sicurezza, di salute delle persone, di vita sicura vuol dire avere tutti un'attenzione a fare uno sforzo condiviso per trovare soluzioni che siano soluzioni ampie, efficaci.